Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia Racing. Oggi vi mostriamo una bici davvero speciale, la Pinarello Bolide TT con cui Filippo Ganna ha corso il Giro d'Italia. Vi daremo tutti i dettagli e le misure di questa bici estrema, ma prima, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a GCN Italia Racing e attivate la campanella per le notifiche. La colorazione blu similcromata è la cosa che balza subito all'occhio ed è la differenza principale rispetto alla bici usata prima del giro, oltre la ruota anteriore, come vedremo in seguito. È presente sia la livrea di campione del mondo che il tricolore di campione italiano, oltre al soprannome Top Canna e ai dettagli della vittoria iridata di Imola 2020. Il manubrio è la parte più importante di una bici da cronometro e viene fornito da Most, azienda partner di Pinarello. È fatto su misura per Pippo ed è un concentrato di compromessi per permettere una posizione distesa, riuscendo comunque a rientrare nei regolamenti UCI per le prove contro il tempo. La distanza tra punta sella e fine delle appendici deve essere al massimo di 90 cm per ciclisti alti come Ganna, che avrebbe sforato di parecchio questo limite se avesse utilizzato delle classiche appendici dritte e orizzontali al terreno. Il primo accorgimento è stato quello di modificare l'impugnatura per obbligare la pronazione delle mani e ridurre la lunghezza complessiva delle protesi. Altro accorgimento è stato quello di inclinare verso l'alto le protesi, sempre per non sforare i famosi 90 cm. Questa posizione permette di aprire l'angolo della spalla e di non far passare aria sotto al mento, però ha creato un problema con i cuscinetti degli appoggiagomiti. Generalmente sono posizionati più lontani dall'impugnatura, proprio per poter appoggiare i gomiti, ma se si fosse adottata questa soluzione non si sarebbe rispettata la regola dei 10 cm del dislivello poggiagomiti estremità protesi. Ecco allora che si capisce ancora meglio la finalità dell'impugnatura orizzontale a martello e dei poggiagomiti che diventano di fatto dei poggia avambracci. Di sicuro non è la posizione più comoda al mondo, ma è maledettamente efficace e riesce a sfruttare al millimetro ciò che concede il regolamento. Se guardiamo la fine delle protesi, incastonati in quella che sembra essere una maglia metallica antiscivolamento, vediamo una coppia di comandi del cambio Shimano che agiscono solo sul deragliatore posteriore e permettono di alleggerire o indurire il rapporto. I comandi del cambio vengono replicati anche alla fine delle corna di bue, in prossimità dei freni, in modo da poter cambiare anche quando si impugna il manubrio prima delle curve o in salita. Qui è possibile agire anche sul deragliatore anteriore. Trova posto al centro delle protesi un supporto su misura per fissare il Garmin Edge 830 con l'iniziale di Pippo. Passiamo alla trasmissione, ovviamente tutta Shimano Durace DI2. Le corone montate sono da 58 e 46 denti, una scelta diventata abbastanza normale tra i professionisti che puntano a fare bene nelle prove a cronometro. Al posteriore c'è un pacco pignoni 11-30 che permette un'ampia scelta di rapporti. Questa scala al posteriore permette di restare sulla corona grande anche in tratti in leggera salita, evitando di dover cambiare corona se non strettamente necessario, facendo così risparmiare tempo. Il misuratore di potenza è Shimano ed è integrato nella guarnitura con pedivella da 175 mm e pedali Shimano R9100. Le ruote, anch'esse importantissime nelle gare a cronometro, non sono fornite da Shimano ma da addirittura due brand differenti. Sappiamo che il Team Ineos ha la possibilità contrattuale di scegliere i materiali che preferisce se è dimostrato che siano superiori rispetto a quelli forniti dal main sponsor. Dietro c'è una Princeton Blur 633, già collaudata in diverse occasioni, mentre davanti troviamo una novità, la Aerocoach Aiox Titan, da ben 100 mm di profilo e 20 raggi, con mozzi a flange strettissime. Si rinuncia allo sgancio rapido per ridurre l'impatto aerodinamico e persino i copriperno del mozzo, dove vediamo la scritta Aiox, sono sagomati per ridurre le turbolenze. È presente anche uno sportellino per usare camere d'aria inferiori ai 10 cm e nascondere tutto all'interno del profilo del cerchio, ma in questo caso è stata messa una prolunga che fa spuntare la valvola. La scelta dei pneumatici è in linea con quanto stiamo vedendo ultimamente sulle bici da crono, ovvero copertoncini e camera d'aria high-tech in lattice. Nello specifico, Pippo monta dei Continental Grand Prix TT da 25 mm al posteriore e 23 mm all'anteriore. I freni sono prodotti da Pinarello e come si può vedere sono super integrati ed aerodinamici, fondendosi perfettamente con la forcella e i foderi posteriori del carro. La sella è una Physic Ares con naso corto, sempre per rispettare il regolamento dei 90 cm punta sella fine protesi. È presente un materiale abrasivo per evitare l'eccessivo scivolamento e la sella è montata completamente in avanti. La taglia utilizzata è la più grande disponibile, la 55.
ma in questa occasione penso che se ci fosse stata disponibile una taglia in più sarebbe stato meglio per il nostro Top Gun. L'incredibile fuorisella e i supporti dei poggiagomiti molto alti e obliqui che si protendono in avanti dimostrano come si sia cercato di adattare un telaio con altezza piantone di soli 52 cm e tubo orizzontale da 54,5 cm ad un atleta alto 1,92 m per 84 kg. L'altezza sella è di 85 cm, uno in meno rispetto alla bici da strada che abbiamo già presentato su questo canale. Questa differenza è imputabile alla maggiore anteroversione di bacino dovuta alla posizione aerodinamica e quindi ad un allontanamento dell'acetabolo rispetto ai pedali. Il dislivello tra sella e poggiagomiti è di ben 18,5 cm e la distanza tra punta sella e centro poggiagomiti è di 66 cm. Ciò significa che ci sono solo 24 cm tra poggiagomito e fine protesi, un valore decisamente inferiore rispetto alla lunghezza dell'avambraccio di Pippo, ma abbiamo già spiegato perché. Non abbiamo avuto modo di pesare la bici, ma confrontandola con quella di Rohan Dennis presentata l'anno scorso, questa dovrebbe essere poco sopra gli 8 kg. Spero che questo video vi sia piaciuto, qui in descrizione trovate tutte le specifiche di cui abbiamo parlato. Come sempre mettete un bel like, commentate e iscrivetevi al canale Racing. Arrivederci al prossimo video, ciao!